3.000 morette servite e 40 kg di dolci abbinati. Grande successo per un sorso di tradizione. L'iniziativa che si è svolta al Pincio attraverso 5 talk dedicati alla bevanda tipica fanese e al suo abbinamento con prodotti di pasticceria. L'evento, organizzato da Confesercenti con il sostegno del Comune, il supporto della Proloco e la collaborazione di Mascafè, nell'ultimo fine settimana ha visto protagonisti Sesto Amatori del Caffè Centrale e Stefano Giovannelli del bar pasticceria Nolfi nel primo appuntamento, mentre Fabrizio Staniscia del bar Caffè Cristallo e Fabio Matto Cavazzoni della pasticceria Cavazzoni nel secondo. Direttore, a grande richiesta, un sorso di tradizione si riconferma anche questo weekend. Ma piace proprio questa moretta fanese? Pare proprio di sì, i numeri sono dalla nostra parte. Il progetto Moretta è nato nell'ambito di promuovere i prodotti tipici del territorio. Noi come Confesercenti, oltre a tutelare i nostri associati dal punto di vista sindacale, cerchiamo anche di supportarli nelle iniziative che possono in qualche modo arrecare un beneficio economico alle loro attività. Noi a Fano abbiamo la nostra moretta, cerchiamo di tutelarla. Mi è capitato di recente di andare a mangiare in un ristorante in un paese qua vicino dove nel loro menù avevano la moretta e ho tenuto a specificare, ma si tratta di moretta fanese, quindi i prodotti tipici anche come elementi identificatori dei territori. Novità di questo secondo fine settimana è stata la presenza di Rodolfo Taussi, che ha presentato il profumo alla moretta, un'essenza unica che è stata molto apprezzata da tutti coloro che l'hanno provata in anteprima. Fatta con tutti ingredienti marchigiani, a cominciare dall'anice, del rum fatto nelle Marche, così come un tappo molto bello in pietra delle Cesane e tagliato dagli scalpellini di Isola del Piano a mano, per cui ogni tappo è diverso dall'altro. Carta riciclata di un'azienda di Piorco, vetro di Macerata, per cui tutto marchigiano. Abbiamo voluto creare questa chicca particolare in onore della nostra moretta. Stefano, io direi che questa seconda edizione di Sorso di Tradizione, due weekend, direi che è stato veramente un gran successo. Sì, anche questa replica diciamo che è andata alla grande, tanta partecipazione, tanta promozione del territorio e delle nostre attività principali di Fano, quindi siamo molto soddisfatti. Ho notato un grande entusiasmo anche con tutte le attività, bar, pasticcerie del territorio che rispondono bene a queste iniziative. Sì, ogni volta che chiamiamo per cercare di promuovere il territorio sono prontissimi a dare sostegno sia per la propria città, sia per il prodotto tipico, in questo caso la moretta, e anche per promuovere i propri locali. Quindi è proprio quello che ci dà la forza come Confesercenti di andare avanti, cercare di promuovere le attività, il territorio e i loro prodotti. Le prossime iniziative quali saranno? Qualche altra iniziativa in cantiere ce l'abbiamo, non vogliamo svelare niente, sicuramente anno nuovo ci saranno delle novità importanti.